paura, No, è che pensavo che facesse paura. Ora magari qualcuno si è spaventato. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy! So che questa cosa non ha senso e vi starete chiedendo perché lo fai? Ma che cavolo ne so. Però oggi ragazzi non siamo qui a piastrare il pelo di un cinghiale, ma siamo finalmente tornati, finalmente, su un horror! Piastrare il pelo di un cinghiale. Non ha senso! Comunque direi di iniziare subito perché proprio fremo dalla voglia di cacarmi in mano e chiedermi ma perché sono ancora qua a prendermi infarti a gratis. Perfetto ragazzi! Ed eccoci qua! Blackout! Che tra l'altro è l'unica parola che conosco di inglese, quindi vuol dire che rimarremo al buio! Bene! E c'è anche un temporale! Di male in peggio, porca vacca. C'è un tizio che si è appena svegliato. E tra l'altro siamo anche in prima persona. Quindi jumpscare proprio in faccia. Ma non vedevo l'ora proprio. Ok. Che fa? Le ha fatto le corna, sicuro. Non è proprio una reazione di una persona che ama, ecco. Ok. Dai, amico mio. Cosa vorrà dire questo blackout, visto che al momento la luce c'è? No, ti prego, abbiamo appena incominciato. Ti prego, dammi un secondo di tregua. Controlla. Allora, il fatto che sia tutto in prima persona, ragazzi, capite bene che il mio cuore mi sta già implorando di smetterla perché siamo ancora in tempo. C'era la ragazza della foto, solo che mi sembrava un po' morta. Mi sa che non l'ha presa bene il fatto che abbia messo giù la foto. Piano a girarti! No, adesso passa. Io lo so già, ragazzi. Io purtroppo ormai con gli horror so già cosa sta per succedere. Io me lo sento. Adesso sbuca, eh. Piano. Avete visto anche voi, vero? No, però io non ce la posso fare. Cioè, cosa stai facendo? Va a prendersi il succo alle more questo qui. Ma perché non vai a letto e ti metti sotto le coperte che funziona sempre? La birra, bravo, così svieni, ti ubriachi e non ti accorgi più di nulla, anche se ti dovesse fissare. Ma che ne sai più tu? Vai, butta giù! Bravo, col ghiaccio. Ma come giri? Non hai i cucchiaini in casa, col dito. Vabbè, adesso io lo so. Succede. Ecco, cosa abbiamo detto? Allora, secondo me è molto arrabbiata col fiammifero. No, amico mio, questa non è la soluzione. Ma che cavolo stai facendo? Premi, eh? Ma cos'è? Le hai fatto tu le corna, mi sa. È arrabbiatissima. Guarda che se l'hai legata al dito. Questa cosa non l'ho capita. Madonna, ti vuoi girare piano? Perché hai acceso quella lampada ad olio se hai la torcia in casa? Non capisco. Adesso all'improvviso io lo so già che girerà. E ce l'avrà davanti e io crepo! Ma senti che suoni brutti che ha messo la musica! Bene! La tua ragazza, ex ormai mi sa, adora la musica, mi sa che si mette a ballare! Ma ragazzi, Madonna che ansia! Adesso tipo potrebbe sbucare all'improvviso correndo da una stanza all'altra. Sbucare da sotto, da sopra, da tutte le parti. Non aprire la porta. Lascia aperto. Esci di casa. Prendi le chiavi della macchina. Vattene. Vai al McDonald's. Che ne so. Fai un giro. Già questa stanza non mi piace. Che casino c'è qua dentro? Ma che è? Vai, prepariamoci ragazzi. Pronti, eh? Tra 2 secondi jumpscare. Ve lo dico. Madonna. Il cartone. No, vabbè, ragazzi. Sto sudando, eh. Come un orangotango. Spegni sta musica che mi turba nell'anima. Che musica brutta, porca cacca. Non so se però ti conviene spegnere perché l'ha messa lei, eh. Potrebbe arrabbiarsi ancora di più. Arriva, eh. Adesso sbuca. Ti prego. Bella! Allora, non ha una bellissima cera, eh? È un po' morta, mi sa! Un po' tanto! Ecco, adesso vai in macchina. Porca
Potevi andare fin da subito. Vedi a mettere giù la foto della tua ex, che cosa cavolo succede? Che? Vai via subito proprio. Muoviti! Non ci so che è arrivata! Ma qua è messa un pochino meglio rispetto a prima, eh? L'ha detto. Mi diverto sempre un sacco a guardare gli horror, perché alla fine non mi prendo neanche infarti. Andiamo a guardarne un altro, va? Porca vacca. Perfetto, ed eccoci col secondo video di oggi. Si aprono le scommesse, ragazzi. Quanto tempo impiegherò prima di morire male anche qui? Un minuto? 4 secondi? Secondo me succederà molto presto. Ma vediamo che siamo con una ragazza che si è appena fatta il tè. Ottima idea negli horror, che così ci rilassiamo. Non ci prendiamo jumpscare a caso. Bene, la prego signore. Che gesto è? Si ciuccia il dito come i bimbi. Perfetto! La prego di non farmi cacare in mano. Vada su Instagram, si faccia gli affari suoi. Siamo qua a guardarci, così almeno siamo tutti a po'. Dimmi che è la vicina che ha bisogno dello zucchero. C'è una signora fuori casa tua che ti fissa male. Che partirò? Jesus Christ! E hai pidocchi. Purtroppo a volte può succedere. Ma che cavolo fa? No, non hai problemi. Allora, credo che si conoscano, perché altrimenti questa qua ha dei problemi al cervello. Ma allora, alla faccia esplosa. Ok. Che bel gesto, la sta aiutando. Perché ho la sensazione che ti sta per far esplodere? Che c'ha? Il cordi sta a freddo? Metti nella copertina. Ha una faccia strana, non perché ha tipo i brufoli, ma perché mi sa che è un po' posseduta dal diavolo in persona. Dove cavolo la stai portando? In cantina? Cioè, già a freddo. Ecco, le luci, no? Se hanno sempre funzionato, all'improvviso vanno in intermittenza. Mi sa che stai per morire. Dove stai andando? Chi è quell'altra signora? Ma questa qua raccatta signore anziane in giro e le porta in casa? No, ragazzi, forse ho capito. In realtà quella che stava aiutando è già la... Cos'è che ha detto? No. La signora di prima è quella sdraiata nel letto. Pensava che fosse uscita, la stava aiutando. Cioè, è tutto normale per te, vero? E lì sdraiato e ce l'avevi... Ah, ok, niente, negli horror. Cosa stai dicendo, scusa? I'm scared, che cosa? Era lei prima? Hai dei problemi? Che brutta fine che ha fatto, non ho capito! Cos'è successo? Era fuori che la stava fissando, poi ha iniziato a togliersi i pidocchi, ma in realtà era nel letto morta, quindi era il suo fantasma che ce l'aveva con la ragazza che si prendeva il tè. Cioè, sono confusissimo! Ma che bello registrare gli horror. Va bene ragazzi, concludiamo qua. E anche il respiro. Fatemi sapere quale tra questi video vi è piaciuto di più e secondo voi quanto mi resta. Però prima di concludere direi di andare a salutare Brave Girl, Anna VGF, Carlotta Manzato e Sondra Falone. Ciao ragazzi, è il VC3 di oggi. Brave Girl, grandissima. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook, e quindi se vi va seguitemi su Instagram e lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E raga, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.